Un benvenuto a tutti da Meteo Groane. Giornata buona, quella di oggi, con un bel sole, anche un po' di aria, un po' di vento, ed eccovi che vi mostro la cartina della Lombardia con i dati delle nostre stazioni. Vediamo anche tutte quelle della Lombardia, ovviamente. Io vi mostro quelle del Parco delle Groane, come sempre facciamo. 10 e 6 Bollate, 12 Cesate, 8 e 4 Cirenno Malè, Laghetto. Ed ecco la minima, la massima 26,4 Bollate, 25,9 Cesate, 24,9 Ceriano, Laghetto. Direi temperature nella media giusta del periodo, dell'ultima decade di maggio. Le immagini del satellite, se le guardate, sono abbastanza chiare. Vedete un campo di alta pressione che si estende anche sull'Italia, anche se marginalmente ci sono delle perturbazioni che influenzano il nord-est italiano, come abbiamo già detto nelle previsioni di ieri. Infatti oggi ci sono stati alcuni rovesci temporali nella zona veneta e friulana. Le altre perturbazioni, quella che vi sto indicando e quella sulla Spagna, sono destinate a spostarsi più a nord, proprio perché c'è questo campo di alta pressione che li ostacola naturalmente il passaggio. Affluirà soltanto un po' di aria più fresca dal nord-est a seguito di questa perturbazione che oggi ha coinvolto un po' il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Intanto, nella serata del 27 maggio, vedete come le Alpi si sono anche riscaldate: si è riscaldata la Pianura Padana, un po' tutta l'Italia anche, e anche naturalmente vedete la Spagna era più calda proprio perché qui c'è il centro di alta pressione, nonostante le nuvole che abbiamo visto e che agisce in modo più consistente. Le precipitazioni, ecco, passate dal Friuli, sono ora dirette sulla zona di Zagabria e sull'est europeo. Il nostro modello di reading, come sempre vediamo, è quel modello che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Vedete, giovedì 27 c'è ancora questo afflusso da nord-ovest, aria più fresca, e le perturbazioni sciorano proprio sul nord-est italiano, lambendola e provocando qualche temporale. Domani sarà un po' meno perché vedete ci sarà una rimonta dell'alta pressione e poi tra sabato e domenica c'è ancora un piccolo affondo, soprattutto le regioni sempre di nord-est e quelle adriatiche saranno un po' più coinvolte. Quindi avremo del cielo magari con qualche passaggio nuvoloso, ma niente di che sulle nostre regioni. Dopodiché si dovrebbe affermare un po' di più il campo di alta pressione almeno per qualche giorno prima di nuovi affondi, vedete, prima di nuovi affondi atlantici. Ne avremo modo di parlarne più avanti, quando saremo più vicini a questi eventi. Intanto vi faccio vedere la carta al suolo per il 28 di maggio, vedete il campo di alta pressione, la perturbazione in Atlantico che si vede dal satellite rimane pressoché ferma, ma si dirige verso il nord-est, quindi non ci toccherà. Le previsioni aggiornate per i prossimi 3 giorni, eccole. Il venerdì 28 maggio un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, si schiarisce il pomeriggio, diventa parzialmente nuvoloso la sera, più 15 la minima, più 26 la massima. Sabato abbastanza buono, un po' di nuvole più alla sera, più 14 la minima, più 26 la massima. Domenica un cielo abbastanza buono, un po' più nuvoloso la sera, più 15 la minima, più 24 la massima, un po' di diminuzione per l'aria fresca che entra. Bene, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro un sereno venerdì 28 maggio. Ci risentiamo al bollettino di domani. Da Meteo Groane, un arrivederci a tutti.